Ciao ragazzi, dunque la Juventus Women tornano a vincere, battono 2-1 il Ravenna, è terzo 2-1 consecutivo, solo che nelle ultime due 2-1 c'erano costati 0 punti e in questo 2-1 invece ce ne porta 3. Campionato avvincente con la Juve che ha trovato difficoltà nel primo tempo a trovare il gol, che è arrivato solo su un calcio d'angolo grazie a Fransi, poi ha raddoppiato con Cantore, poi al 92 siamo riusciti a prendere gol anche dal Ravenna, che non è proprio una situazione piacevole. Però insomma alla fine l'importante era portare a casa questi 3 punti e sono arrivati. Anche perché il Brescia ha vinto a Roma, ha vinto dopo un primo tempo equilibratissimo, ho visto una bella RS Roma, nel secondo tempo appena trovato il gol il Brescia la RS Roma è sparita, due calci di rigore poi hanno chiuso la partita e Brescia ha portato a casa questa vittoria che in chiave scudetto è comunque importante perché adesso oggettivamente le due squadre hanno entrambe la possibilità di chiudere queste due partite a punteggio pieno e poi andare allo spareggio. Che devo dire, la Juve l'ho vista ancora con qualche problema, soprattutto mentale, ma l'ho visto anche questo problema nel Brescia. Brescia se l'è scrollato di dosso dopo il gol dell'1-0, la Juve se l'è portato anche nel finale con quel gol un po' regalato a Ravenna. Comunque, detto questo, era importante vincere. Adesso si andrà a giocare a Verona contro il Chievo e le ragazze dovranno giocare prima la Coppa Italia, però con il Brescia, appunto, mercoledì, quindi sarà subito una partita dentro fuori, gara secca, quindi passi tu o passa al Brescia e potrebbe essere un crocevia importante perché buttare fuori il Brescia dalla Coppa Italia potrebbe voler dire per riprendere ancora morale. Morale che sembra un pochino a terra dopo appunto la sconfitta col Brescia. Comunque è un campionato equilibrato, un campionato aperto e niente, dunque a me non resta che salutarvi e darvi appuntamento appunto col prossimo video. Ricordando che oggi io ho giocato anche senza Barbara Bonansea, speriamo di recuperarla per la Coppa Italia. Io vi saluto e vi do appuntamento ai prossimi video. Ciao!